coaguli di sangue durante le mestruazioni, 5 possibili cause. Coaguli di sangue durante le mestruazioni, 5 possibili cause. La formazione di coaguli di sangue è normale durante il periodo mestruale, ma se essa è accompagnata da altri sintomi, come il dolore, sarebbe opportuno consultare uno specialista. Anche se per la maggior parte delle donne la presenza di coaguli di sangue è del tutto normale durante le mestruazioni, è comunque un aspetto che dobbiamo tenere sotto controllo per capire se è associato ad altri problemi. Non è mai una cattiva idea chiedere il parere del nostro ginecologo. Come affermano gli esperti, ogni corpo è unico e ogni donna vive il proprio ciclo mestruale in modo diverso, dunque la presenza di coaguli non dovrà per forza allarmarci. Di seguito vi daremo tutte le informazioni di cui avete bisogno. Cosa sono i coaguli di sangue che compaiono durante le mestruazioni? Per capire meglio cosa siano questi coaguli che di tanto in tanto compaiono nel corso del nostro periodo mestruale, dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti. Le pareti del nostro utero cambiano gradualmente per preparare l'organismo ad una possibile gravidanza. Diventano più spesse e si riempiono di nuovi tessuti per accogliere il feto in caso di concepimento. Scoprite anche a cosa si deve il sanguinamento vaginale intermestruale? Se il concepimento non si verifica, questo strato che si forma nel rivestimento uterino poco a poco si disfa, portando alla mestruazione. In genere quando abbiamo una ferita, il sangue tende a coagularsi. Si tratta di una difesa mediante la quale evitiamo di perdere sangue in eccesso. Tuttavia, durante la mestruazione, abbiamo bisogno che il sangue fluisca in modo leggero per essere espulso. Per questo motivo, l'utero genera un anticoagulante. Se la nostra mestruazione è abbondante, questo coagulante naturale non basta e, quindi, possono comparire alcuni grumi. Di solito tali coaguli oscillano tra i 5 mm e i 4 cm e sono più frequenti delle donne con sanguinamento mestruale abbondante. Chi ha un flusso più leggero di solito non ha tali coaguli. Altro dato da tenere in considerazione è che, normalmente, i coaguli compaiono durante la notte. A volte si formano dei grumi spessi che possono addirittura spaventarci. Possibili cause della presenza di coaguli durante le mestruazioni. Deficit di ferro. Il deficit di ferro può rappresentare per le donne un grande problema. È piuttosto comune che una mestruazione abbondante causi un abbassamento dei livelli di questo minerale. Meno ferro è presente nel nostro organismo, però, maggiori problemi avrà l'utero a generare il suo anticoagulante naturale. Per tale ragione questo deficit genera, di conseguenza, più coaguli di sangue. Sottoponetevi periodicamente ad alcuni esami per mantenere sotto controllo i livelli di ferro ed intervenire con qualche integratore prescritto dal medico in caso di deficit. Scoprite 5 rimedi per vincere la stanchezza. 2. Piccoli squilibri ormonali. È piuttosto comune che sia le adolescenti sia le donne che hanno appena partorito presentino flussi con coaguli di sangue. Questo si deve a piccoli squilibri tra estrogeni e progesteroni, cosa che potrebbe capitare anche un po' prima della menopausa. Aborto spontaneo. Questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Se siamo in stato interessato e notiamo la presenza di coaguli di sangue di color giallognolo e grigio, sfortunatamente potrebbe trattarsi di un aborto spontaneo. In tal caso mettetevi subito in contatto con il vostro medico o con il ginecologo. Endometriosi. L'endometriosi è una malattia silenziosa che colpisce milioni di donne.
Una cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che, nel caso la mestruazione fosse eccessivamente dolorosa, è possibile soffrire di tale disturbo. L'endometriosi colpisce gli organi riproduttivi femminili ed è caratterizzata dalla formazione di un rivestimento molto denso attorno all'utero e ad altri organi. Tutto ciò causa dolore e presenza di abbondanti coaguli di sangue durante la mestruazione. Malattie ginecologiche. Come abbiamo detto all'inizio, la presenza di coaguli di sangue è comune in molte donne. Tuttavia, nel caso le nostre mestruazioni siano dolorose, è necessario consultare un ginecologo a tal proposito. La malattia infiammatoria pelvica, ad esempio, è accompagnata di solito da un intenso dolore addominale nella zona del bacino e dalla presenza di coaguli di sangue durante il ciclo mestruale. Questo tipo di malattia, originata da un tipo di batterio, genera un'infezione che va dalla cervice fino all'utero, le tube di Falloppio o le ovarie. È una malattia dolorosa ed è anche uno dei problemi ginecologici più comuni, per questo motivo è importante che dinanzi a qualsiasi dubbio si consulti un professionista. Leggete anche cancro al collo dell'utero, origine e prevenzione. Sappiamo, inoltre, che la presenza di miomi o cisti può provocare la comparsa di coaguli durante la mestruazione. Nonostante essi possano essere del tutto normali, non è mai una cattiva idea fare dei controlli annuali per toglierci qualsiasi dubbio.